Ciao a tutti i scemi pagliacci, sono EPT Trapanello. Non è vero, sono EPT, però come oggi, come nella scorsa puntata c'era. C'è anzi il cazzo di vicino con il trapano, non so se lo sentirete. Comunque oggi siamo su Combine, bella mappa. Nuketown 2 praticamente. E utilizzeremo armi a cazzo, magari un po' di cecchino, magari un po' di macchina da guerra. No, un po' di cecchino all'inizio, tra l'altro con la mimetica che gli ho fatto io nuova. Ovvero con una merda praticamente. Cioè, la mimetica italiana, però la verniciatura gliel'ho fatta io. Se guardate adesso sul lato si vede anche abbastanza bene. No, non si vede un cazzo. Questa mimetica non si vede, però vabbè. C'è un segnato bianco, quello lì si vede, ma per il resto non si vede un cazzo. Il cecchino, io sono una persona che rusha molto, quindi dovrò stare attento. Ha cominciato adesso. Prima mi sono fatto una partita su Deathmatch in modo che non potessi livellare. Ha cominciato adesso. Preso uno. Il vicino mi odia, mi sente, lo sta facendo apposta. Un figlio di puttana. Ecco, anche col martello, bravo vicino. Questi due video li chiamerò lavori in corso. Bene, eccolo lì il figlio di puttana che già campera nel suo spawn perché si sente al sicuro dalla mamma. Sì, bravo. Tira la granata subito. Va bene, niente cecchino. Io ho già capito che la gente camperà troppo. Tanto sono tutti negli spawn. Guardate, io mi faccio il giro da qua dietro adesso. Che per chi non lo sapesse si può fare il giro da qua dietro. E ci saranno tutti camperati. Guardate quello, eh. Grande compagno. Perché cosa fa quello lì? È spawnato lì. Gioco, che merda che è quando la gente ci gioca così, oh. Farò un Call of Duty in cui evitano il camping. Io voglio una modalità su Call of Duty in cui se stai più fermo per più di 3 secondi. Voglio una modalità su Call of Duty in cui se stai fermo per più di 3 secondi muori. La voglio. Gioco solo a quella. Non lo so, frenesia, dominio, una roba così. Stai fermo per più di 3 secondi e sei morto. Non è una cattiva idea, vero? No, per un cazzo. Amici di merda, camperate e basta, vi credete forti, figa. Chris for King, l'ho incontrato anche prima in Deathmatch, figa, campera come lo schifo. Abbiamo perso Alfa. Charlie è nostro. Barrate? Là fuori ce n'è uno, ragazzi. Guardate come camperava Chris for King. La merda fatta a persone. Adesso lì c'è un altro, staremo camperando anche in questo momento, ma sappiamo che c'è il compagno nemico, quindi. Grande quello lì col Reaper anche lui. UAV pronto. Ah, si è rianimato? Nice, Froking, non ci ammazzi. UAV di disturbo pronto. 7-4, dai. Magari adesso riusciamo a fare qualcosa di decente. Shite pronto? Ok, vediamo un po'. Ovviamente quello si mette lì dietro. E sta roba in Wolberg non piglia. Headshot, non so se potessero fare gli headshot con gli specialisti, onestamente, ma si scoprono cose nuove mentre si gioca. Vai, ma che gli siamo in bocca praticamente. Anzi, non praticamente. Vabbè, Raps, non li chiamo adesso perché siamo praticamente, non dico alla fine del round, ma quasi, li chiamo nel prossimo round. Visto che potrebbero essere un po' sprecati qua. E soprattutto adesso. Su questa mappa dovrebbero fare anche un po' di casino i Raps, tecnicamente. Porca troia, quanto fai schifo, però c'hai la mamma che è ladra, figa, la vedi in giro che ti ruba i cazzi. Fa schifo, gente. Ho i capelli nell'occhio, va bene. La gente quanto fa schifo su sto COD. È tutto perché siamo all'inizio. Io spero non sia così anche dopo. Perché sennò, veramente. Si sono trovati in modo per rovinare COD in generale. Vai, che adesso sono tutti qua. Via dal cazzo, figlio. Di Cristi merda, oh.
Va bene, questo ci poteva stare. Blue Falco, un bel nome. 99, dai, ultimo punto. Ok, adesso gli tiro i raps, figa, voglio vedere le quad. Cioè, abbiamo un'unica squadra che è livello 9 del prestigio 1. Ragazzi, quando caricherò questo livello sarò anch'io probabilmente a un prestigio alto. Se vi dico, la gente ci nerda un casino, perché tipo siamo al secondo giorno di gioco di Black Ops 2, di Black Ops 3. Per questo dico che la gente ci nerda come un porco. Cioè, non è che tra 2 mesi nessuno sarà a prestigio 1, anzi, metà delle persone saranno a prestigio 1. Ma lo dico perché siamo prima, quindi non mi lamentate se vi dico la gente ci nerda come porcelli. Se di punti da utilizzare per 14 secondi, tanto li arriviamo subito. No, la chiamo dentro, figa. Ci muovo più. 15-7 comunque per adesso, non male. Non male per un tubo. 2, 1, 1, via. Raps. Raps, rotolanti apri piselli strani. Adesso noi ci allontaniamo da quello lì che ha tirato la trappola dell'HIV. Quello si diverte con lanciare razzi, bravo. Eccoli che arrivano, i miei raps, i miei cagnolini. Lì c'è la trappola dell'HIV, tra l'altro. Vai che vanno i raps su. Fate casino, miei bambini. Sì, non casino contro le pareti, magari. Ovviamente ci sono quelli con flak jacket che non muoiono. Flak jacket, se lo chiedete, è l'antischegge. Vai, grandi. I miei distruggitori totali. Distruttori totali. Distruggitori, belli italiano, Reaper. Vai. I miei raps fanno il bordello. Carina questo KN. Sì, bravo, bravo. I raps si spaventano. Dai che adesso quello lì si fa una doppia di raps. Non è vero. Un cazzo proprio. 21-8, non male con i raps. Ci stanno facendo un bel casino. Via. Colonnello, abbiamo sbloccato il Wright. Oddio, questo è utilissimo. È praticamente l'elicottero stealth di Black Ops 2. Pure biglietto a visita abbiamo sbloccato, ma non ce ne frega niente di quello. Noi dobbiamo arare il nostro nemico. E allora qui si usa la Shite per arare, perché lo sappiamo noi che la Shite tira giù le persone, che è una meraviglia. Ah, ci poteva essere la quad, pirla io. Va bene, crivellati, ci ha dato la medaglia per aver effettuato una tripla uccisione rapida con la Shite. Bravo Chris. Cadica una bellezza. Quad questa, anzi uccisione furiosa, non quad. Era una split. Guardate adesso che uscirà. Killer furiosa infatti. È praticamente la quarta quad split che otteniamo. Poi magari non era split questa, ma... cioè magari ce n'erano altre non split. Ok, questa ci è andata un po' di sfiga. 30-11, non male. Perdiamo alfa, questo invece è male, invece. Molto male. Ovviamente, miravoli, questa mitragliata adesso me la prendo anch'io. Ce l'ho sbloccata, ma non credo sia qualcosa di troppo decente. Adesso me la metto anch'io, vedo che la gente scioglie con quella cazzo di arma. Eh sì, questo con la mime, con la corazza antiproiettili, lì come cazzo si chiama. I miei compagni ce la fanno a fare un'uccisione senza essere uccisi. E soprattutto senza mettere i compagni a camperare. Vediamo un po' come questa mitragliona. È a raffica. Ma che cazzo fa ad essere una mitragliona ad essere a raffica? 48 trench. Se è come l'M81 è pure buona, però non credo. No, infatti, pigliate marker. Come gioca la gente su sto nuovo COD? Madonna, cara. Ah, tra l'altro, ragazzi, non ve l'ho detto, ma io in una partita in deathmatch con Manu, Ivan, Luca e gli altri, li conoscete ormai, sono riuscito a chiamare un nuclear, anzi due, però non me l'ha segnato la medaglia, perché ero su deathmatch prima di tutto e secondo perché ho utilizzato i raps per chiamare il nuclear. Comunque il nuclear c'era, cioè 30 uccisioni senza le serie di uccisioni le ho fatte. Però il gioco è un po' stronzo, un po' buggato, un po' tanto, anzi buggato, e non ce l'ha segnato. Perdiamo Charlie. Bravo, tu giochi bene. La L-Carnai, questa è forte di pistolina. Cioè è una pistolina da supporto, quindi secondaria. Però è una roba bestiale, ragazzi. Adesso vi faccio vedere se ne incontro qualcuno.
Non avrà tutti questi colpi, ma guardate la velocità con cui tira giù. Ed è una pistolina secondaria. Perdiamo Alfa. Il nemico ci è riuscito a fare il nuclear con sta roba. Infatti me l'ha detto, tipo, era contentissimo quando è riuscito a chiamarlo. 199 adesso è finita la partita. Vediamo un attimo di sciogliere qualcuno. Non ce l'abbiamo fatta. 36-15, non troppo male il rapporto. Il ratio è di 2 punto qualcosa, 2.3 probabilmente. Spero che comunque questo episodio vi sia piaciuto. Vi auguro una buona giornata, una buona serata. Vi invito a guardare i prossimi episodi. Questa intragliata adesso ci la prendiamo. Ci faccio il prossimo episodio se la mappa è decente. E vi auguro una buona giornata, un buon tutto. Ciao a tutti ragazzi.